No, compagni e compagni, io vi confesso che parlare col sangue gelato per una notizia come quella che ci è stata data poco fa è difficile. Una valutazione a caldo è che non solo viviamo un periodo difficilissimo nel quale in qualche modo corriamo il rischio che la riconnessione tra violenza mafiosa, violenza malavitosa, violenza, però l'aria è veramente pesante e difficile. Credo che sia ancora più vile e più vigliacco questo attentato, perché oltre a spezzare giovani vite colpisce la scuola, che è il luogo che il movimento operaio si è guadagnato con lotte durissime come momento di emancipazione, oltre che come momento di crescita culturale e civile. Quindi è per svariati motivi un attacco di una vigliaccheria inqualificabile. Detto questo, io provo a fare solo un passaggio, diciamo, di valutazione un po' più generale, anche perché non c'è bisogno di dire che concordo profondamente con tutti gli appelli che sono stati fatti alla prosecuzione della lotta delle vertenze, alla proclamazione dello sciopero generale. Io penso che queste dimensioni vadano coltivate, rilanciate, costruite. Si debba arrivare, si debba continuare a chiedere lo sciopero generale anche dopo un episodio come questo, per ricordarci che antimafia è anche lotta di classe. Io penso però che la dimensione della crisi che stiamo attraversando, oltre alle battaglie più contingenti, più immediate, quelle delle lotte, quelle degli scioperi, ci debba far interrogare sulla dimensione costituente della crisi, appunto, che stiamo attraversando. Io ho sentito molti compagni dire come usciremo dalla crisi. Io penso che noi ci dobbiamo interrogare come organizzazione sindacale anche come costruiamo la nostra dimensione costituente sociale dentro questa crisi. E vado al cuore del problema che volevo affrontare nel poco tempo che ho a disposizione. Io penso che noi dobbiamo cercare di fare un bagno di radicalità, non nel senso politico del termine, che talvolta è ambiguo, ma di radicalità nel senso semantico del termine. Cioè noi dobbiamo recuperare quelle che sono le nostre radici storiche e sociali. Il movimento operaio nasce da pratiche solidaristiche che servono alla costruzione della soggettività di classe, della soggettività operaia in questo paese. Le camere del lavoro, penso alle casse di resistenza, penso a tutto il movimento che ha preceduto in qualche modo il dopoguerra e che ha fatto la storia più nobile del movimento operaio in una fase che, come ho detto prima, è costituente e vada recuperato, perché accanto alle lotte va ricostruita la dimensione costituente della socialità. Quindi rigettarsi anima e corpo nelle pratiche di solidarietà sociale, ridando vita alle casse di resistenza, perché le lotte non vanno solo accompagnate, ma vanno anche e soprattutto sostenute, proprio perché questa crisi non durerà un anno, non durerà due anni, ma durerà svariati anni, costruirà una dimensione costituente che cambierà gli assetti politici e sociali e nella quale noi dobbiamo essere capaci di affrontare, appunto, anche riconnettendoci materialmente con il nostro popolo, stando contro la crisi e dentro la crisi recuperando le nostre radici più nobili. Concludo veramente, mi rendo conto che il tempo è poco per fare questo genere di riflessioni. Volevo concludere con una battuta, ma quella sull'impostazione marxista del PD le supera tutte, quindi mi fermo qua.